tale quale, con mille giorni di te e di me, Claudio Baglioni. Nascosi te poi ti ho nascosto tutto e tutti per non farmi più provare. Non so che torni ognuno al proprio posto, liberi fino a mente non sa che fare. Non ti lasciare un motivo né una colpa per non farla la tua vita, per in piedi con il cielo io così, dolente mi reputato anzi te. Io ora tutto vivo, si prende la tua arma e quel bisogno di me. Lasciato nei miei fogli andando via così, come la nostra prima scena, solo che andavamo via di schiena incontro a chi. Segneremo quello che noi due imparammo insieme, non capire mai. Giorni di te, di me. Giovanni Vernia. Guarda, guarda. Prendi il microfono. È tosta, eh? Basta, dai, basta. Non lo fa Baglioni questo. No, questo lo fa Johnny Groove, però vabbè, lo stesso. Allora, Vincenzo, iniziamo da te. No, direi proprio ben arrivato, sei stato fantastico. Finalmente, finalmente sono felice perché voglio, veramente gli voglio molto bene a Giovanni, per cui secondo me è il primo, veramente la prima performance di grandissimo livello. Grazie. Delle tue proprio, non della serata, scusate, della, sì, sì, quella tra che le tue fatto e quella in assoluto, ma veramente mi hai meravigliato, ma complimenti, sei andato su con la funicolare, complimenti. Non si vede che mi si stacca. Loretta. Beh, insomma, pensando all'estensione di Claudio Baglioni, il quale da quando ha iniziato a oggi non ha perso una nota nell'estensione, cioè non so come sia possibile, ci ha fatto innamorare tutti e poi piano piano si è evoluto, ha scritto altri tipi di testi, di attenzioni, eccetera. Io volevo dirti che all'inizio forse hai faticato per la parte bassa, non era proprio precisa, ma sulle note alte, figlio mio, eri uguale. E hola. Figlio mio, insomma, figlio mio così. Figlio mio. Veramente. Il mio cruccio, la parte bassa. No. È perché lui ha un'estensione pazzesca. Sì, sì, sì. E poi le varie modulazioni. Gli hanno aggiunto un pianoforte per scriverlo. Esatto, gli hanno messo una coda in più. Benissimo, complimenti. Complimenti, Giorgio. Davvero. Ma ora io vorrei vedere quell'altro che fa. Perché dopo un Baglioni allora arriverà l'altro no, io Baglioni. Credo che poi Claudio ci starà seguendo, quindi insomma
dopo il Jovanotti della settimana scorsa, tra l'altro hai visto Lorenzo ha fatto un post molto bello. Lorenzo è un grande, una grande persona. E stasera hai fatto un Baglioni eccezionale. Io ritengo che tu, secondo me, Venia, avresti bisogno di uno spazio un po' più grande in televisione. Grazie. Che cosa sei? Vai Claudio, tra un po' arrivi tu qualche anno prima però.